ragazzi, ciao da Nick e benvenuti qui su Game Dev Tycoon. Allora, come mai oggi siamo su questo giochetto? Ragazzi, come sapete, sono senza connessione, stavo un po' guardando la mia lista giochi su Steam e sento parecchio grande la lista perché quando ci stanno gli sconti compro io i giochi scontati. In modo che comunque dico prima o poi li proverò. E praticamente sul gioco non so quando l'ho comprato, ma non avevo nulla da fare dato che appunto sono senza diciamo, non ho molta connessione, sono parecchio limitato in questi ultimi tempi. E ho provato sto gioco e mi è piaciuto, però poi ho pensato che comunque questo genere di giochi sono così leggeri, nel senso che anche i video escono parecchio leggeri su questi giochi, che ho detto perché ci devo giocare e basta, tanto vale che magari provo a fare magari qualche video, vediamo un po' così. Tanto alla fine ci gioco lo stesso, quindi tanto vale che magari ci faccio qualche video così. Poi non è detto che lo continuo, tanto non è che è un gioco molto lungo. Comunque non abbiamo ancora detto che cavolo è sto gioco. Allora, questo gioco è un simulatore, va a simulare praticamente, diciamo che noi siamo a capo di una casa di sviluppo di giochi. Un esempio Ubisoft, Rockstar Games, eccetera, eccetera, no? Quindi noi dobbiamo creare giochi e venderli e diventare insomma ricchi. Va bene, quindi il gioco ci dà il suo benvenuto e dice: benvenuti a Game Dev Tycoon. In questa simulazione sei stato trasportato indietro nel tempo per fondare la tua società di sviluppo videogiochi. Proprio all'inizio della rivoluzione dei PC, nei prossimi 35 anni potrai costruire la società dei tuoi sogni, sviluppare giochi best seller, insomma quelli che si vendono di più, e ottenere sempre più fans. Quelli, bene o male, qualcuno ce l'ho già. E diventare leader del mercato. Ok, quindi Nick adesso si dà pure alla creazione di giochi, ma per finta. Allora, clicchiamo su Ok. Allora, ora, prima di iniziare la tua avventura, devi dare un nome alla tua società. Ok, quindi dobbiamo dare un nome alla società. Scusate un attimo, ma dovevo andare a spegnere la stufa a gas perché stavo a morire da caldo. Ok, quindi dobbiamo dare un nome alla società. Nome società. Chiamiamola Nick Company. La company? Oppure Nick Games, dai. Nick Games. Ok, nome giocatore, giustamente Nick, ci mancherebbe altro. Sesso maschio, ovviamente, scegliamo la capigliatura. Questa, ok, che, ma sì, questa ci sta, dai. Maglietta, fa un po' tutto cagare, pigliamo questa, va. Ok, quindi si parte dagli anni 80. Qui il gioco dice sbloccare suggerimenti. Siccome, appunto, ho già fatto un po', ho già giocato un po', quindi lui dice se per caso mi interessa qualche suggerimento acquisito in precedenza. Diciamo di no, perché vogliamo comunque, diciamo, avere un gioco come quando l'ho cominciato, insomma, come quando l'ho provato. Allora, noi siamo qui nel nostro garage con la nostra DeLorean parcheggiata per andare un giorno o l'altro nel futuro. Partiamo con 70.000, diciamo, euro. Partiamo con 70.000 euro di capitale in cui adesso noi possiamo ovviamente investirlo per i nostri giochi. Quindi partiamo subito con sviluppa nuovo gioco. Quindi scegli tema. All'inizio non abbiamo molta scelta. Abbiamo evoluzione, spazio, prigione, far west. Gli altri temi li andiamo poi a mano sbloccando con i punti ricerca. Allora, clicco un esempio su far west, seleziona genere. Con far west cosa ci può stare secondo voi? Bene, ovviamente non ci sta strategia, non ci sta simulazione, non ci sta forse anche GDR. Sicuramente col far west ci sta azione. Poi scegli piattaforma. All'inizio abbiamo due piattaforme. Abbiamo il G64 e il PC. Ci dice anche che sviluppare il gioco sul G64 costa 20.000 euro, svilupparlo sul PC costa 5.000, e ci dice anche la quota di mercato. Praticamente del G64, praticamente ci sono più persone che hanno il G64 e meno che hanno il PC. Praticamente, teoricamente vendiamo di più sul G64, però non sappiamo se la combinazione eccetera eccetera ci sta bene, ma il gioco poi ce lo dirà. Quindi, dato che non abbiamo molti soldi, partiamo con la scelta del PC che risparmiamo un po' di soldi. Dobbiamo dare il nome al gioco, possiamo lasciare gioco 1 oppure
non lo so, dare un nome, un nome Far West, Far West, mi viene in mente Trinità, ovviamente, Trinità, vediamo un po', ok, Trinità, un esempio, Avanti, grafica, possiamo scegliere tra grafica testuale e grafica 2D, spendiamo giusto qualcosa in più, mettiamo la grafica 2D, che potrebbe fare la differenza tra un gioco di successo e un gioco che farà schifo. Ok, adesso il nostro simpatico Nick, come vedete, digita sulla tastiera e adesso ci dà da scegliere un paio di impostazioni. E noi qua adesso dobbiamo pensare cosa può starci bene con Far West e azione. Ci può stare bene storie, missioni, gameplay o motore di gioco? È una bella scelta. Dobbiamo andare un po' di testa. Non lo so, in un gioco di azione ci sta bene le missioni o ci sta meglio il gameplay? Io direi che comunque il gameplay in un gioco è importantissimo, e anche il motore di gioco. Come vedete, in base a quello che scegliete, il personaggio de deciderà di dedicare un certo tipo di tempo a ognuna di queste tre cose. Quindi, non lo so, mettiamo così perché dobbiamo andare un po' a caso. Ok, adesso lui praticamente comincia a costruire il gioco, diciamo, sta facendo il gameplay. Adesso, altra scelta. Dialoghi, design o intelligenza artificiale? In un gioco di azione, sinceramente, penso che i dialoghi non sono poi così tanti impor così importanti. Forse l'intelligenza artificiale è un po' più importante. Dobbiamo avere degli NPC più tosti, magari. Mettiamo anche un po' di design. Ok, andiamo avanti. E alla fine poi il gioco, sì, il gioco insomma ci dirà se questo gioco che creiamo effettivamente avrà successo oppure no. Allora, in un gioco di azione cosa è più importante? Non lo so se è importante il sonoro, design, mondo di gioco. Io direi comunque la grafica è importante forse in un gioco d'azione. Sonoro, boh, vediamo così, non lo so. Sinceramente non lo so, ragazzi. Non ne ho la più pallida idea delle scelte giuste. Il gioco poi ci darà più o meno, ci farà capire dove sbagliamo. Ok, il gioco è pronto, però vedete che ci stanno dei bug, quindi adesso lui li sta correggendo in modo che non rilasciamo un gioco buggato. Possiamo anche aspettare così che lui magari migliora un po' il gioco, ma pare di no. Ok, sì, no, ha creato un bug, correggilo. Ok, lasciamo perdere. Ok, si parte, come vedete abbiamo solo 26.000 euro rimasti perché spendiamo 8.000 euro di costi mensili di mantenimento del garage. Quindi adesso il gioco ci sta dicendo che abbiamo ottenuto esperienza in base alle scelte fatte. Man mano che avanziamo di livello le varie diciamo, scelte, motore, gameplay, possiamo creare giochi migliori, insomma. Ok, rilascia gioco. Adesso ci faranno una critica sul gioco che abbiamo creato. Le prime recensioni del nostro nuovo gioco rilasciato, Trinità, sono arrivate. Ok, speriamo bene. Oh Madonna, ho visto di meglio. Aia, 5, dai, beh, per essere il primo gioco comunque non è male, ma 7, i giochi azione su PC vanno bene. 6, oh, beh, dai, non troppo schifo, neanche troppo male, dai, cioè non troppo buono, neanche troppo schifo. Adesso si comincia a vendere il gioco. Allora, vediamo un po', notizie. Nick Games, un novizio dell'industria, ha appena rilasciato il suo primo gioco, Trinità. Il gioco ha avuto una modesta risposta dai recensori. Siamo curiosi di cosa Nick Games, insomma la casa di sviluppo, ci consegnerà in futuro. Adesso parte la vendita, quante ne abbiamo vendute? Già più di 2000 copie. 2400 copie nella sola prima settimana sul mercato, perfetto, abbiamo già guadagnato 16.700 euro e 11 fans. Si va avanti con la seconda settimana. Fans, Trinità ha avuto così tanto successo che adesso abbiamo 11 ammiratori. Dai, ok, ma c'è un po' di musica, è un po' moscio, dai. Impostazioni. Musica, non c'è musica. Sonoro, musica. Ok, un po' di musichette, le sottofondo ci sta, dai. Quindi in tutto, beh, ancora non abbiamo recuperato più o meno i soldi di partenza, ancora non ci siamo neanche arrivati, infatti. Non è, diciamo che non abbiamo guadagnato così tanto da essere ricchi sfondati, comunque è il primo gioco. Allora, adesso clicchiamo e gli facciamo fare un rapporto sul gioco. Dice, il gioco ha preso 5,75 voti.
Ha venduto finora 7,2 mila copie, è costato 39 mila euro e abbiamo incassato 50 mila con un profitto di 11 mila. Quindi praticamente abbiamo fatto un po' schifo, abbiamo guadagnato veramente poco, ma ancora comunque andrà un po' avanti con i guadagni. Quindi adesso lui fa il rapporto, dirà praticamente cosa abbiamo sbagliato e cosa non. Nel senso, se abbiamo sbagliato qualche cosa durante lo sviluppo, come design, sonoro, eccetera, eccetera. Quindi, fare queste azioni sono una buona combinazione. Sonoro sembra essere abbastanza importante per questo tipo di videogioco. Quindi, la prossima volta che creiamo un gioco di azione, dobbiamo dedicare più al sonoro. Allora, è stato ritirato dal mercato, ha venduto 7.445 copie e ha generato ben 52.143 euro in vendita. Praticamente lo vendono a 1 euro a copia? No, 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 che sto a dire? No, non lo so. Bisogna fare 52.000 diviso 7.400, insomma, più o meno, non lo so, saranno sui 4 euro a copia. Boh. Vabbè, perfetto, quindi siamo qua e niente, dobbiamo continuare a creare ovviamente giochi. Oppure possiamo fare una... Ok? Recenti studi di mercato indicano che il Govodor G64 sta dominando costantemente i suoi concorrenti nel settore dei PC. I consumatori preferiscono il prezzo ridotto, la maggiore disponibilità e la configurazione hardware flessibile rispetto agli altri computer casalinghi. Sì, perché negli anni 80 diciamo che andavano meglio i concorrenti del PC, insomma. Gli esperti dicono che questo potrebbe sentenziare la fine dei produttori di hardware concorrenti. Quindi praticamente ci sta a dire che se costruiamo su PC, cioè se sviluppiamo su PC, la quota di mercato è calata, insomma. Allora, abbiamo 23 punti di ricerca, possiamo fare una ricerca del tipo nuovo tema e possiamo scegliere tipo arti marziali, quindi facciamo la ricerca di arti marziali così che possiamo creare dei giochi che hanno a che fare con gli arti marziali. Intanto i soldi se ne vanno. Ok, ha ricercato con successo un nuovo tema, arti marziali. Quindi creiamo un nuovo gioco. Scegli tema, arti marziali, genere. Beh, le arti marziali sono anche queste azione. Scegli piattaforma. Qua mi costa un po' di più. Proviamo col G64. Beh, arti marziali, dai, mettiamogli Tekken, eh sì, Tekken, che cacchio, Tekken. Ok, viene a costare 30.000 euro, 30.000 euro, speriamo che non andiamo in bancarotta, perché ovviamente se scendiamo troppo di soldi, ciao ciao. Allora, secondo me non è un gioco d'azione, dai, storie, missioni, togliamo, non penso che in un gioco tipo Tekken ci sia chissà che bisogno delle missioni. Quindi se va avanti, ovviamente guadagniamo punti ricerca, dobbiamo cercare, diciamo che per avere un gioco di buon successo bisogna avere tanto design e tanto tecnologia, dialoghi non serve proprio, io direi che mettiamo un bel po' di design dei livelli, intelligenza artificiale un po' più bassa, stavolta speriamo che riusciamo a fare un gioco migliore, un gioco che ci solleverà dal fallimento perché stiamo a finire i soldi. Stando alle voci, la società giapponese Ninvento, che praticamente vorrebbero dire Nintendo, sta pianificando di commercializzare la propria console di gioco da casa. Ninvento è nota per il popolarissimo gioco arcade Dinkey King, Dinkey Kong, non mi ricordo come si chiama, comunque è il gioco quello con il gorilla. Va bene, molti esperti di industria dubitano che le console di gioco da casa possano avere successo, ma noi tutti siamo ansiosi di vedere che cosa ci proporrà l'invento. Ok, intanto noi continuiamo con la creazione del nostro gioco, i bug crescono. Allora, vedete che adesso ci dice sonoro e adesso ci indica più, significa che il sonoro è importante. Quindi diamo molto spazio al sonoro. E abbassiamo un po' questi, dai. Andiamo avanti. Questa volta, magari, se siamo più fortunati, riusciamo a creare un gioco che ci porterà più soldi. Intanto siamo scesi sotto, siamo a rischio bancarotta. Dobbiamo subito andare a vendere sto gioco prima che succeda qualcosa di brutto. Vai, finito. Ok. Nuovo record, ok. Intanto guadagniamo anche esperienza sui vari fronti, rilascia gioco, vediamo un po'
Come ce lo voteranno? Il tuo conto in banca è in rosso. Per fortuna la tua banca ti ha permesso di rimanere in rosso fino a 50.000 euro. Ma fa attenzione, se il saldo del tuo conto sarà inferiore a 50.000, andrai in bancarotta, quindi siamo a rischio. Vediamo un po' le recensioni, speriamo che ci danno delle buone recensioni, altrimenti veramente siamo a rischio di bancarotta. Oh, madò. Oh no, un altro gioco poco fortunato. Ok, i giochi di azione vanno bene su G64. Ok. Tutto 5, eh? Vabbè, comunque dovremmo riuscire a vendere, non è male male. 5 ancora è accettabile. Ok, 30.000, 18 fans. Oggi la Nintendo ha confermato le recenti voci e ha annunciato il loro piano di rilasciare una nuova console di gioco da casa chiamata TES nella prima parte del prossimo anno. La console è caratterizzata da giochi basati su cartucce ed un sistema di controllo dal design unico. Ok, io ce l'ho avuta quella console tanti anni fa. Comunque stiamo vendendo e non va per niente bene perché non stiamo a fare molti soldi, siamo ancora a rischio di fallimento. Non siamo riusciti a superare i soldi iniziali. Ok, comunque, dati di vendita, Tekken ha raggiunto un nuovo record di vendite per la società con oltre 10.000 copie vendute. Questo è un importante traguardo nella storia di Nick Games. Ok, comunque gli facciamo fare di nuovo il rapporto per vedere cosa possiamo migliorare nel futuro sui giochi azione. Intanto guadagniamo punti in ricerca. Arrivati a 50 punti possiamo creare il nostro motore di gioco, il nostro engine. Allora, vediamo un po'. Arti marziali e azione sono una grande combinazione. L'intelligenza artificiale sembra essere molto importante. E questa è una cosa nuova. Non la sapevamo prima. Ok, vediamo se possiamo fare una nuova ricerca. Un nuovo tema. Pigliamo città. Città praticamente, non so se avete presente, magari facciamo successo con SimCity, no? Sviluppiamo un gioco alla SimCity. In tutto comunque con Tekken abbiamo guadagnato 86.000 euro. Non ci ha ancora reso milionari. Vediamo un po', speriamo che con il gioco di città siamo più fortunati. Ok, sviluppa un nuovo gioco, lo chiamiamo, ovviamente non avendo idee su nomi originali, lo chiamiamo SimCity. Scegli tema, città, genere, simulazione, piattaforma. Io lo metterei su PC perché di solito i giochi di simulazione su PC vanno bene, non ho voglia che poi vada male sul G64. Pigliamo PC. Ok, grafica 2D, ovviamente. Ok, speriamo bene ragazzi, speriamo che questo sia il gioco della svolta. Storia, missioni, io direi ovviamente di no. È un gioco di simulazione. Ok, design, tecnologia. Oggi è stata rilasciata la nuova piattaforma test di Nintendo, va bene. L'intelligenza artificiale penso che sia importante in un gioco di simulazione. O più o meno, dai. Dialoghi ovviamente non ce n'è su un gioco di simulazione. Ok, si continua. Un po' uno schifo, però è poco. Dai, non ti grattare la testa, fai sto gioco, dai. Che tra poco paghiamo l'affitto, vedi? Sonoro direi che qui non serve in un gioco di simulazione. Penso che design sia più importante. La grafica più o meno pure. Ok, proviamo così. Vediamo se siamo fortunati. Intanto i bug proliferano. Correggi i bug, mi raccomando, che sono importantissimi. Ci siamo quasi. Ok, ha migliorato un po' il design nel frattempo. Vediamo il voto dei soliti cornuti che non hanno niente di meglio che non farmi fa soldi. Intanto saliamo di livello tra gameplay e design livelli. Neanche il mio personaggio sale di livello. Rilascia il gioco, speriamo che questa volta le recensioni siano migliori. Dai, che stavolta forse ci siamo. 7, perfetto. Stavolta. Che schifo. Informed Gamer, non sapete fare. Non sapete. Ok, vabbè, va. Speravo che stavolta era il gioco mezzo successo.
Ok, dai, un po' meglio i voti questa volta. Speriamo che le vendite vanno un po' meglio. Vediamo quanto vendiamo stavolta. 23.000. Madò. Ciao, ho appena terminato Sin City e sono impressionato dal tuo talento. Lavoro nel settore dei contratti e le tue abilità potrebbero tornarci utili. Se dovessi mai essere a corto di soldi, fammelo sapere e vedrò se ho qualche lavoro per te, Jason. Allora, che cosa sono sti contratti di lavoro? Qua trovo contratto di lavoro. Abbiamo un certo lasso di tempo per... Adesso vi faccio vedere. Un esempio con questo. Il nostro personaggio comincerà a lavorarci, deve portare a zero design e tecnologia prima che questo lasso di tempo vada a zero. Olè. E così abbiamo guadagnato 14.000. Qui Jason, ho appena ricevuto la notizia dal cliente che il contratto è stato completato con successo. Ottimo lavoro, di solito nuovi contratti ogni 6 mesi, quindi controllo ogni tanto. Vediamo se possiamo fare un altro contratto, qualcosa di non troppo difficile per un altro po' di soldi. Così nel frattempo che guadagniamo dal... Oh, ti grattate! Sta cunnuto! Dai, questo si gratta la capa invece di lavorare. Dai, forza! Mi raccomando, non ti grattate stavora. Meno male. Ok, 16.000. Abbiamo guadagnato quindi qualche spicciolo. Ok, SimCity è stato ritirato. 79.000 in vendita. Un'altra schifezza di guadagno. Ah, ma non siamo fortunati! Intanto, come vedete, è uscito il TES, però ovviamente costa 80.000 euro la licenza solo per sviluppare giochi sul TES. Noi non, ancora non ce lo possiamo permettere. Quindi, che cosa abbiamo? Prigione? Non vorrei, no, perché se metto sempre giochi di azione e poi dicono, ma questo... No, aspetta, l'ultima volta... No, abbiamo fatto SimCity. Ok, mettiamo prigione, azione, piattaforma... Mettiamo il G64 perché qui la quota di mercato è scesa quasi a uno schifo, insomma. Ok, un gioco di prigione. Boh. Ah, Prison Break, no? Detto così proprio alla nicchia, che è una schifezza. Ok, speriamo bene. Un gioco d'azione. Oramai cominciamo a farci pratica con i giochi d'azione, no? Io direi che stavolta metto più un motore di gioco, eh. Cambiamo un po' perché non ne stiamo ricavando nulla al riguardo. Dai, stavolta facciamo un gioco best seller. Oh, intelligenza artificiale a massimo. Design un po' lo abbassiamo. Perfetto. Stavolta magari riusciamo a vendere meglio sto benedetto gioco. Dai, che manca? Sonoro importantissimo. Design. Ok, proviamo così. Stavolta magari siamo più fortunati. La console da casa test rilasciata recentemente da Nintendo si è rivelata un enorme successo. I numeri alle vendite hanno superato le aspettative di gran lunga. Come dice un cliente, adoro i giochi venduti per test, giocare con un controller è molto più divertente che con una tastiera. Io invece mi diverto ancora oggi con la tastiera, quindi. Ok, bug, li correggiamo immediatamente. Finito. Speriamo che stavolta sto gioco abbia più successo. Nuovo record, motore di gioco migliorato, intelligenza artificiale, bla bla bla, un po' di cose migliorate. Speriamo che questa volta ci danno un bel voto. Oh, no, basta con questi giochi così però, dai, voglio fare un gioco stravenduto. Oh, 7, bello. Una volta ogni tanto. Ah, dai, un bel 8, 8. Ok, stavolta magari siamo più fortunati, dai. Dai, un mucchio di soldi voglio, un mucchio. Oh, vabbè, oh, cavolo, 82.000 nel primo mese stavolta. Stiamo andando meglio all'inizio. Mo' le vendite... Ok, si stanno un po' riprendendo. Oh, aumentano i soldi, raga. Oh, 223.000 euro. Ok, finalmente. Abbiamo anche 413 fans. Ok. Ok, facciamo rapporto di gioco. Intanto. Ah, abbiamo due rapporti ancora di gioco. Abbiamo anche un mucchio di punti ricerca. Vediamo un po'. Allora, recenti studi suggeriscono che l'aumento della varietà dei dispositivi gio di gioco crei un aumento.
Crei anche un mercato per i giochi più specializzati. Alcune piattaforme sono diventate più popolari per i giocatori giovani, mentre altre vanno incontro a gruppi di età più matura. Praticamente vuole dire che quando noi creiamo un gioco sul TES è più adatto ai ragazzi, mentre il PC è adatto più a persone mature. Con sempre più sviluppatori che entrano nel mercato, ci aspettiamo che gli sviluppatori concentrino i loro giochi su fasce di età specifiche per avere un vero impatto. Nuova ricerca disponibile, pubblico di riferimento, ok. Allora, vediamo un po' che cosa ne abbiamo ricavato da Prison Break, il nostro ultimo gioco. Allora, prigione e azione sono una grande combinazione. L'intelligenza artificiale sembra essere molto importante, ok, questo lo sapevo già. Ok, allora il gioco è stato ritirato dal mercato e ha generato 240.000 euro. Bene. Non dimenticate di creare motori di gioco personalizzati, questo migliorerà un sacco i tuoi giochi. Potrai creare il motore personale attraverso il menu azione, beh, questo lo so già. Ancora abbiamo un altro rapporto riguardante SimCity, vediamo un po', ci dà altri punti ricerca. Perfetto. Vediamo un po' che cosa ne richiediamo. Città e simulazione sono una grande combinazione. Gameplay sembra essere molto importante. Ok. Allora, abbiamo molti punti da spendere. Facciamo la ricerca. Motore di gioco personalizzato. Allora, a seguito del massiccio successo della console TES, girano ora nuove voci che Vena, altra società giapponese, stia pianificando di rilasciare la propria console di gioco da casa. Mo sinceramente sto Vena non so di preciso che quale sia la vera società, non ne ho la più pallida idea. Ok, intanto lui fa il motore di gioco, così che possiamo creare appunto i nostri giochi con il nostro motore di gioco. Non ti grattare la testa che il tempo passa e l'affitto si paga. Dai, vedi altri 8.000. Ok, adesso possiamo creare il nostro motore di gioco personalizzato. Abbiamo anche sbloccato tutorial di gioco e sonoro mono, che sono sempre delle ricerche. Comunque, adesso qui abbiamo crea motore personalizzato. Un esempio potrebbe essere allora 2DV2, perché riguarda la grafica 2D. Costa un mucchio di soldi fa sto coso. 90.000 euro costerà il nostro motore di gioco personalizzato. Adesso lui lo andrà a creare. Eccola qua, oggi Vena ha confermato le recenti voci riguardo una nuova console di gioco annunciando la Master 5. La società dichiara che la Master 5 è tecnicamente superiore alla ampiamente acclamata TES dell'invento e pianifica di rilasciarla entro i prossimi mesi. Perfetto. Ok, intanto lui crea il nostro motore di gioco personalizzato. Eccolo qua, motore creato. Ok, quindi abbiamo un motore di ricerca. Possiamo quindi sviluppare un nuovo gioco. Questa volta, ragazzi, direi che ci buttiamo a rischio. 80.000 euro ci costa la licenza del TES, ma il TES sarà importante come console. Scegli tema, cosa ci può stare bene in un... Ah, vabbè, facciamo un altro gioco di arti marziali. Ho paura, però ci dobbiamo provare, perché già abbiamo creato un gioco ovviamente simile, ma mo ci proviamo di nuovo, sperando che non ci dice il gioco che già faccio troppi giochi di azione. Ma lo chiamiamo Tekken 2. Seleziona il motore. 40.000 euro ci costa. No, 60.000. Ok, a rischio, dai, rischiamo la bancarotta, ma ci proviamo. Ci dobbiamo provare. Motore di gioco. Oh, siamo veramente a rischio bancarotta, ragazzi. Non possiamo scendere, come ben sapete, sotto le 50.000 euro, ma se il gioco sarà un successo, recupereremo i soldi. Dai. Altro affitto da pagare. Dai. Sonoro, design, grafica, cosa mi ha detto che era importante che neanche mi ricordo. Abbassiamo un po'. Speriamo bene. Ok, dai, speriamo bene. Speriamo
Speriamo bene, perché stavolta abbiamo messo il nostro motore di gioco, quindi è più bello il gioco. Dovrebbe essere più dettagliato. Comunque, oggi è stata rilasciata la nuova piattaforma da gioco Master 5 di Vena. Ok, speriamo bene. Finito. Speriamo che sto gioco sia un successo, altrimenti la bancarotta è garantita. Rilascia gioco, speriamo che i voti siano buoni, ragazzi. Speriamo che i voti siano buoni. Ecco le recensioni. 7, ok. Siamo ancora a cavallo, ragazzi. Siamo a cavallo. 8, perfetto. Sarà un gioco di più o meno successo. 7, ok. Datemi un voto. 7, ok, dai, uno abbastanza buono. Come voti sono buoni. Dovremmo recuperare un mucchio di soldi, spero. Ecco che si parte con la vendita. 12.000 unità già vendute, 87.000 euro abbiamo guadagnato nel primo mese. La console di gioco recentemente rilasciata da Master 5 di Vena ha sobillato il mercato globale. Gli esperti di industria dicono che la console non è ben commercializzata nel Nord America, ma che comunque ma che spopolerà comunque, insomma, in altre parti del globo. Vediamo invece le nostre vendite, che è quello che devono spopolare. Ok, dai, comunque abbiamo recuperato un po' di soldi, però, oh, ma soldi buoni non se ne fanno. A malapena comunque abbiamo recuperato qualche cosa, dai. Ancora non abbiamo potuto creare il gioco successo della nostra società, ragazzi. Comunque 30.000 copie vendute non è poi male, male, male. Ok, facciamogli fare il rapporto. Così guadagniamo altri punti ricerca. Intanto, ovviamente, ragazzi, ci concludiamo il video perché comunque è già durato un pochino, abbastanza. E abbiamo completato la nostra analisi dei dati di vendita dopo il rilascio di Tekken 2. I risultati sono i seguenti: gameplay sembra essere abbastanza importante e sonoro sembra essere abbastanza importante. Quindi sappiamo che lo sonoro lo sapevo già, ma adesso sappiamo anche il gameplay. Va bene, quindi, ragazzi, al momento non siamo ancora diventati ricchi sfondati. Non vi so dire se farò molti video su sto gioco, è cioè comunque come vi ho detto era giusto per dire che comunque il gioco un po' mi è piaciuto e quindi piuttosto che giocarci senza far video ho pensato comunque che potevo magari farci dei video. E anche perché come vi ho detto i video sono parecchio leggeri e quindi riesco a caricarli senza grossi problemi. Vabbè, comunque non lo so. Ci abbiamo provato, magari a qualcuno piace, a qualcuno no, chi lo sa. Vabbè, ragazzi, io vi saluto, quindi ci si becca presto in altri video. Commentate, raga, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. Spero in un pollicione in su. Ci becchiamo presto, raga.